Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi finalmente siamo arrivati qui per una nuovissima serie che, ragazzi, non so ancora se portare, dipende tutto da voi come sempre, quindi cominciate a lasciare un bel like. Allora raga, come sempre non so come sente l'audio e anche la qualità del video, spero bene. E oggi siamo finalmente arrivati in un pacchetto moddato, perché raga, finalmente, come vedete, è un pacchetto che durante la registrazione mi fa 400, 600, a volte anche 1000 fps, dipende il momento. Quindi è un pacchetto, in poche parole, che viene retto benissimo dal mio PC. Chi se lo sta chiedendo è la Sky Factory 3. Ebbene sì ragazzi, ho deciso di portare questa nuova serie perché ho voglia di fare un pacchetto moddato, siccome non ho mai avuto la possibilità. Comunque, raga, non so ancora se la porterò su un server, se la porterò da solo, se chiederò a qualche altro youtuber, se la farò con qualcuno del TS, ci devo pensare. Prima cosa, raga, però, dovete lasciare like e condividere, perché so già che questa serie non avrà molte views, siccome non è la Skygrid, siccome ho lasciato molto tempo il canale inattivo, però aspetto comunque una buona risposta. Allora, raga, prima cosa io direi di farci tranquillamente la crafting, che qui, raga, bellissima le mod, ci possiamo fare le crafting come vogliamo, e la mettiamo momentaneamente, e la metto qui, poi vi spiego il perché. Se riesco, raga, mi voglio craftare un croc, che, per chi non lo sa, serve per droppare più facilmente roba dalle foglie. Quindi noi robbiamo questo. Siccome, raga, siamo agli inizi, ci servono gli alberelli. Ci serve il drop. Ecco, la mela l'ho persa, per esempio. Ci serve il drop quasi sicuro. Eccola qua, quante sono belle questi alberelli, mamma mia. Allora, già ce ne abbiamo 3 o 4. No, è la mela, non la posso perdere, signor. Che me mangio? Anche se in teoria ho la ciambella qui. Ok, sì, una ciambella, del bacon e un tin nugget, ok. Come se fossero i nugget di pollo. No, non è vero, è totalmente diverso, ma vabbè. Allora, rompiamo un pochettino qua sotto, raga, e vediamo un pochettino. Ovviamente, ragazzi, questi primi video non possono durare tanto, perché, a parte, sto facendo tutti i video corti per cercare di riprendere il passo di una volta con un video al giorno, quindi piano piano, ma soprattutto per vedere se vi piace la serie nuova. Allora, raga, prima cosa, con questa legna dobbiamo estenderci, perché è la cosa più importante da fare all'inizio. Ovviamente lo facciamo con le slab per non sprecare troppi materiali, perché sennò, belle miei, non riesco a fare una minchia. Allora, cerchiamo di espanderci in un modo abbastanza univoco, senza fare un qua troppo, qua di meno, là di meno, e vediamo un po' come fare. Allora, raga, a parte le cavolate, no, che sto dicendo, dobbiamo davvero espanderci. Io direi di continuare da questo lato, in modo da avere spazio quando farò spawnare l'alberello. Perché, raga, voi direte, Luke, ma quanto ci metto a spawnare adesso sto coso? Raga, non è vero mai. Basta avvicinarci, non troppo, sennò gli facciamo male. Shiftiamo l'alberello come se fosse una bella donna e voilà. No, ancora no, eccolo qui, con un po' di ritardo è spawnato l'alberello. Raga, quindi non serve buon meal, robe così che servono nella vanilla, ma semplicemente dobbiamo fare se. Quindi, raga, non servono buon meal, roba che usiamo nella vanilla, ma basta semplicemente farci l'albero. In che senso? Fare sesso con l'albero, raga. Io spero che YouTube, per quello che ho detto, non mi mandi il video nelle restrizioni, in caso che lo fa sti Comunque, raga, a parte le cavolate, cerchiamo di ottenere più alberelli possibili, perché dobbiamo cominciare a fare le cose più essenziali. Ok, abbiamo ottenuto 12 alberelli, dai, si possono accettare per il momento. Il problema, raga, è che dobbiamo rompere la legna con le mani. Ma la cosa figa della mod è che mi dice il progresso, vedete in alto? A quanto sto per rompere la legna? Questo rende tutto meno noioso, diciamo. Perlomeno per me, poi magari per voi dici, Luke, madò che palle per questa cosa. E invece no. Allora, rompiamo un pochettino, rompiamo un altro pochettino, olè, e poi questa rompiamo la mano, fa niente. Allora, prima di far crescere l'alberello, sperando che non ci spunta quello gigante, perché sennò diventa un casino, facciamo così e ci estendiamo un altro pochettino con 48 slab e voglia di estenderci. Perché, raga, dobbiamo stare più comodi possibili per non cadere giù. Anche se qui, ragazzi, c'è la mod bellissima, che amo personalmente, delle tombe. Quindi, in caso che muori, non perdi nulla, ma perdi 3 anni di vita per andare a recuperare la tomba là in fondo. Quindi c'è solo un piccolo problema, ma questo si può mettere da parte, perché sono solo dettagli. Allora, noi, raga, forse ho fatto anche troppa legna, potevo farmi anche un'ascia volendo, però va bene. Qui, raga, c'è la Tinker, ci sono mod molto belle, ma soprattutto, raga, devo farmi una ripassata, perché io da un bel po' che non c'ho un pacchetto moddato, quindi non mi ricordo una beatissima minchia. Allora, vediamo un pochettino di piazzare queste slab, mettiamo l'ultima fila, sperando che ci bastano, perché se rimane asimmetrico mi dà fastidio. Allora, vediamo un pochettino. Mamma mia, la precisione. Ma questo qua lasciamolo qui. E shiftiamo ancora l'albero, come se non ci fosse un domani. Allora, ragazzi, se non fa l'effetto del bon meal, vuol dire che non va. Ecco qua. Devi trovare la posizione, raga. Non è che puoi metterlo in qualsiasi posto. Ok, sembra una roba strana quello che dico. Effettivamente lo è. Allora, rompiamo tutte queste belle foglie carissime.
e cerchiamo di fare tanti alberelli che poi ci serviranno, ragazzi, da mettere nei barrel per fare la terra. Ci sono tantissime cose che questa mod ci può regalare come soddisfazioni. Quindi, ragazzi, vi ricordo, un bel like aiuta a portare avanti la serie. So già che magari ci rimarrò deluso perché, ripeto, sono stato io inattivo. Voi non seguite altre serie al di fuori della Sky Grid, quindi non posso pretendere tanto. Però ci provo. Allora, rompiamo un pochettino questa legna e vediamo un po' il da farsi. Ok, la legna è stata rotta bellissimamente. Adesso ne prendiamo questo, facciamo voilà e lo shiftiamo un pochettino. Oh, signorina, se non trova la posizione proprio non è contento, eh. Signori, aiaiai, però sei troppo aggressivo, signor. Allora, raga, come voi ben sapete, la Tinker è formata da diversi tavoli di lavoro, come ad esempio roba bella, no? Tipo questo qui, tu qua fai i pannelli, dove farai le forme di Viewstel, no, non è vero, tipo mai, dove puoi fare tante cose belle, tra cui le forme per gli attrezzi, ma soprattutto i tavoli da lavoro. Infatti, mettendo un pattern qui, possiamo già fare ad esempio, ecco questo qui, la parte per l'accetta, eccola qua. Però raga, prima di fare questo dobbiamo craftarci tutte le parti essenziali per craftare le armi. Quindi prendiamo questo, mettiamo qua, mettiamoci questo su e voilà. E infine, se non dimentico, bisogna fare la crafting, non so se è semplicemente così. Sì, così. E voilà, abbiamo fatto tutti i tavoli. Infatti ragazzi, adesso facciamo tutte le cose per craftare una bella accetta come si deve. Quale pezzo ci serviva? Tipo questo, se non sbaglio. Boh, raga, mettiamo questo, ma non sono sicuro. Poi andiamo nella zona qui e facciamo così, inserendo il materiale con cui dobbiamo costruire l'arma. Magari non sembra lo stesso che facci di cacate. Allora facciamo così, voilà. Leviamo questo, mettiamo questo e voilà. Andiamo nella zona crafting, la tool station, e facciamo voilà, voilà, voilà. E raga, finalmente abbiamo fatto il nostro primo attrezzo. Il problema, ragazzi, è che la durabilità è davvero pochissima. Infatti, dopo la prima rottura, diciamo, del blocco, vediamo un po' quanto ci può durare a sinistra. E dice 75 blocchi più o meno da rompere. Quindi, diciamo, non è male, ma manco benissimo. Quindi, raga, prendiamo quella legna là sopra adesso. Devo farmi un croc, signor. Devo farmi il croc. Mettiamo l'albero sotto, intanto. E facciamoci un croc. Allora, facciamo così, signorina, mi bastano? Certo. Va bene, ok. Rompiamo un pochettino qua. Un pochettino qua. Mamma mia, tutte queste foglie, raga, all'inizio sarà un lavoro un po' monotono perché dobbiamo fare un po' di queste robe qua. Ma quando cominciamo ad andare un po' più veloci, facendo materiali, minerali, tutte robe belle, sarà una figata. Detto questo, ragazzi, oggi abbiamo fatto un po' di robe principali della serie. Spero che questo video lo vediate in molti. In caso che non è così, condividete su ogni social. Comunque, mi raccomando, lasciate un like, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!